Torna l'appuntamento con il Post in Fabbrica, RTL 102.5 e Confindustria. Allora, oggi vi presentiamo Auriga, un'azienda leader nella progettazione di software per il settore bancario. Gestisce oltre il 70%, pensate, dei bancomat in Italia. È nata nel 1992, ha sedi in moltissime città italiane, ma non solo, ha 391 dipendenti e ne cerca almeno 40. A rappresentarla in diretta su RTL 102.5, l'amministratore delegato Vincenzo Fiore. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno, non la stiamo sentendo, la vediamo in radiovisione ma non la sentiamo. Pronto? Sì, io eccoci, mi sento benissimo. Eccoci qui. Sì, allora, buona giornata. Sì, buongiorno a tutti, allora. Buongiorno, naturalmente. Beh, intanto molto interessante perché la gente normalmente va a prendere i suoi soldini al bancomat, magari non pensa che dietro c'è tutto un lavoro appunto di software, di qualcuno che deve predisporre tutto il sistema, ma c'è sempre una volontà di innovazione da parte di aziende come le vostre. Nello specifico mi diceva che state lavorando anche su un sistema per poter prenotare i vaccini. Corretto? Sì, in effetti sì, appunto come dice lei, l'ATM o Bancomat è lo strumento che più è vicino alla gente, no? L'interfaccia bancaria più aperta verso la comune utente, per cui è sembrato naturale aggiungere tra i vari servizi disponibili ormai su questo tipo di dispositivo anche la possibilità di prenotare dei vaccini. Sì, è una funzione che andrà verrà utilizzata a breve su tutti gli ATM di Poste Italiane. Con la speranza che i vaccini arrivino, perché latitano per adesso. Intanto, dottor Fiore, andiamo alla ciccia di questa conversazione. Voi cercate 40 figure professionali. Di che si tratta? Che figure devono essere? Che preparazioni devono avere? E avete anche magari un'academy interna per formarli? Certo, allora noi ci rivolgiamo generalmente a laureati in informatica, laureati in ingegneria informatica o laureati in ingegneria gestionale. Si tratta di persone che hanno la capacità di sviluppare software in ambiente back-end piuttosto che front-end o full stack, o anche di project manager o anche di UX, UI designer. Quindi sono giovani figure, ma anche figure più a livello manageriale, quindi data engineer piuttosto che middleware engineer o DevOps engineer. Quindi figure orientate alla progettazione, allo sviluppo di pacchetti applicativi di prodotti software. Abbiamo anche posizioni aperte nell'ambito della gestione, del controllo di gestione o nell'ambito del marketing. Quindi siamo un'azienda che, come appunto avete detto voi, in continua crescita, raddoppiamo i nostri numeri mediamente ogni 4-5 anni. Nello scorso anno, anche in pieno lockdown, abbiamo inserito oltre 70 persone. Quindi avete investito anche sul personale. Dicevamo di queste 40 figure che cercate, dottor Fiore, e dicevamo anche delle vostre molte sedi in giro per l'Italia, ma non solo, anche all'estero, da Londra a Parigi, da Francoforte a Madrid, Città del Messico. E questi 40 dipendenti dove andranno a lavorare? Allora, principalmente nella nostra sede di Bari, dove abbiamo la nostra software factory. Però lockdown a parte, speriamo che passi presto, spesso si spostano perché abbiamo clienti appunto dove sono presenti le nostre sedi, quindi in Messico, in Europa in generale, ma anche in Asia Pacifica. Cioè, diciamo che devono comunque avere una predisposizione anche allo spostamento e non solo allo stare davanti a un PC per ore e ore e ore o a una macchina. Solo un'ultima domanda, poi ci salutiamo: perché un giovane che ha ascoltato questa trasmissione dovrebbe scegliere la vostra azienda? Perché siamo forti, mi verrebbe da dire, però siamo dinamici. Perché siamo, cosa ha detto? Perché siamo forti. Forti. Ah, ok. No, piccola arroganza. No, siamo sicuramente un'azienda che innova, siamo un'azienda che forma le persone, siamo un'azienda che cura tantissimo
insomma, la professionalità dei nostri collaboratori. Molto bene, grazie veramente al dottor Vincenzo Fiore, amministratore delegato di questa azienda Auriga, che abbiamo presentato questa mattina. Ricordiamo che questa è una rubrica figlia della collaborazione tra RTL 102.5 e Confindustria, e che i vostri curricula devono essere spediti a www.unimpiego.it/ilpostinfabbrica. Dottor Fiore, buona giornata e buon lavoro. Grazie mille a voi. Grazie, a presto.